Sembrava una giornata qualunque. Nessuno poteva immaginare fosse tornato. Ascolta il vento. Sono accanto a noi. Si fecero grandiose opere di beneficenza sociale come l'albergo dei poveri. Nel campo della cultura fu riformato, l'università è collocata in degna sede. E Carlo non fu un militare di Genova, ma si mise a capo del suo esercito avanzandosi contro il nemico. Poco poco. Carlo Furtopolta. Si cominciarono gli scavi archeologici importantissimi della regione vesuviana. Re Carla Furtopolta. Prese troppo in opere voltuarie, palaggi reali e luoghi di caccia. Ma ciò era conforme alle idee e ai principi di quel tempo. Dai tu Re Carla, così. Io mi alzo la mattina a 5 ore, leggo e prendo memoria sino alle 8, il tempo in cui mi resto. Napoli è stata uno dei centri principali dell'arte della musica, alla quale è stata affidata il Reale Teatro di San Carlo. Spese troppo in opere voluttuarie, palaggi e terreni di caccia, ma ciò era conforme alle idee dei principi del tempo, quando la magnificenza del re presentava quella del popolo e dello Stato. Basta Andrea, dobbiamo fare prova, forza! Della costosa sana. Poco poco. Re Carlo, il generatore del nostro spirito e della nostra fortuna. Si creò una piccola marina. È un grande esercito. Il regno di Napoli ebbe il gran beneficio dell'indipendenza e cessò quindi il secolare sfruttamento di esso. Nessuno può negare che Re Carlo fosse uno degli uomini di vita più temerario, virtuoso e dignitoso. Questo era il suo unico vizio. Perché hanno chiamato me per concludere sulla storia di Re Carlo III di Bourbon? Certo, non perché so la storia, certo sto cercando di studiarlo, ma qua è molto complicato, ma perché sono nata a Piazza Carlo III. Mi piace assai questo signore, perché per esempio Schipa diceva che lui non era bravo, che non era stato un bravo monarca, invece lui niente di meno che si svegliava alle 5 del mattino, un grande lavoratore, leggeva, scriveva, andava a fare i consigli di Stato e niente di meno che risparmiò pure 300.000 ducati che spese, cose che i nostri politici non fanno, restituì alla città di Napoli l'indipendenza dopo oltre 2 secoli di dominazione straniera, inaugurando un periodo di rinascita politica e ripresa economica, e questo gli valse la fama di monarca illuminato. A me mi piace Re Carlo di Borbone III. 29 maggio, piazza del Plebiscito, ore 20.